Domenica 12 maggio, l'appuntamento è a Sassari per la Cavalcata Sarda 2024. La tradizionale sfilata per le vie della città dei paesi dell'isola, vestiti nei colori e negli abiti della tradizione, vi aspettiamo. Per il cashback apri il conto online Banco di Sardegna. Entro il 31 maggio. Richiedi la carta e usala per le tue spese. Per te fino a 50 euro di cashback direttamente sul conto. Apri subito il conto online. Più facile, più veloce. Da oggi puoi scegliere Banco di Sardegna. Passa a Tiscalimobile. 120 giga, minuti illimitati e 100 sms a soli 7,99 euro al mese. E la spedizione della SIM è gratis. Chiama il 130. Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della domenica di partite per quanto riguarda Dinamo Women e Dinamo Maschile. La Dinamo Maschile sarà impegnata domenica sera alle 19.30 al Fruit Village Arena contro la Gevi Napoli. Coach Markovic, first of all, how going the week after the lose of, against Pesaro and the, to prepare the very important game against Napoli? I mean, the week goes normal as far as no injury players, no any kind of problem to work normally. Now we see after this game if we can improve the things that we didn't do well in the game against Pesaro, and we lost one opportunity to be closer to the reach our goals. Now it's more difficult way, let's say, and starting with a very important game in Napoli against team who win the Italian Cup, but after this is not in the shape as they was before, but doesn't mean that in the next game they will not be more ready, because also they are playing, for them it's decisive games. Abbiamo affrontato una settimana normale di lavoro senza infortuni, lavorando come sempre tutta la settimana al meglio delle nostre possibilità. Vediamo se abbiamo migliorato, se abbiamo aggiustato le cose che non hanno funzionato contro Pesaro, che ci hanno permesso di perdere l'occasione di arrivare vicini a quello che potrebbe essere il nostro obiettivo di fine stagione. Adesso ovviamente più dura, a cominciare dalla partita importantissima contro Napoli. Napoli ha vinto la Coppa Italia, probabilmente non è più nella stessa condizione di quando ha vinto la Coppa Italia, però essendo una partita decisiva anche per loro, sicuramente vorranno dare il 100% per poter ripartire per il loro obiettivo, che è anche il nostro. Sì, coach. Curiosità, no? Perché ha detto è stata una settimana normale, comunque è stata la prima sconfitta del 2024 in casa in campionato. Le chiedo un po' se ha paura che le certezze trovate nell'ultimo periodo possono essere minate da quello che non ha funzionato contro Pesaro. Said that this is the first game that you lost in at home in 2024. If the loss against Pesaro can create some doubts on the job that you are doing with the team. On the player. Look, when you lose the game and you play the way we play the game Sunday, which for me was for 35 minutes terrible basketball, without concentration, without any understanding what's going on the court. So let's say the total of 5 minutes of good game that we played in the beginning of the game and beginning of the second half, that was all. Of course, it creates doubt, always creates doubt. If we understand in what position we are, if we understand what we need to do to win the game, because in this particular game, looks like we didn't understand anything. I don't know why at this moment of the season, in such important game, this happens. Probably sometimes you are trying to explain the players
that doesn't matter that Pesaro is last in the league and they are fighting to stay in the league, and that we win last 4 out of 5 game, and you think the problems will take care of themselves by themselves, you know, without we making any effort, without being concentrated, without boxing out, without making fouls, without playing defense, without run back in transition, blah blah blah. So, you know, it comes to the game that, you know, we said to the players before the game, we don't want to play the game that we will go to transition and score 3-point shots or 2-point shots, because Besaro is not a very defensive team, and then we will see, oh, this is very easy, and they will go back and they will score also 3 points, 2 points, and we don't want to play this 100 points game, which in the end happens. So everything what we was trying to understand that maybe happen in the game happened because we couldn't react, we didn't understand that what we need to actually do. So for sure there is a doubt that what we want to do before the game against the team who, as I said, won Italian Cup. I remember when I came here, they was fifth or sixth on the standing with 5 wins more than us. Now we are tied. So, okay, we did some things, they are good. But probably in the last game kind of shocked me also the way we play, because, to be honest, I didn't expect that we can play such a terrible game. Sicuramente crea dei dubbi, perché quando perdi giocando 35 minuti in una maniera terribile, senza concentrazione, salvo i primi 5 minuti del tra primo quarto quando abbiamo approcciato e all'inizio del secondo tempo del terzo quarto, crea sicuramente sempre dei dubbi, perché non hai capito, dopo che venivi da 4 partite vinte su 5, dopo che loro comunque gli hai spiegato che erano ultimi, ma erano ultimi che lottavano per la salvezza, non era sicuramente una squadra che si sarebbe arresa in una partita così importante dove tu puoi arrivare vicino ai playoff. Non è bastato dare tutta questa attenzione, cercare di prevenire tutta questa, tra virgolette, leggerezza nel giocare contro una squadra come Pesaro. Tutti si sono un po' presi cura di se stessi, ma non della squadra, perché la concentrazione, i rimbalzi, il giocare, andare a correre a un canestro da una parte e dall'altra, era così facile segnare da 2 o 3 punti, perché magari Pesaro non è una squadra clamorosamente difensiva, però allo stesso tempo dall'altra parte canestro da 2 o 3 punti, e quindi eravamo sempre a rincorrere, sempre a cercare di giocare una partita al contrario di come avremmo dovuto giocare. Quindi sicuramente crea dei dubbi. Adesso andiamo ad affrontare una squadra che quando sono arrivato io era al 5º posto, ha vinto la Coppa Italia, adesso è a pari punti con noi, vuol dire che qualcosa di buono l'abbiamo fatto, però bisogna ripartire da quello che avevamo lasciato prima di Pesaro. Vi può aiutare il fatto anche che Napoli comunque abbia un pivot, perché Pesaro, col fatto che non aveva centri, praticamente ha costretto ad esempio anche Diop a stare molto fuori, e questo anche alla difesa ha creato qualche problema, in qualche maniera vi ha tolto un po' di quei meccanismi che eravate riusciti a costruire. That Naples has a real big man, because Pesaro play in a typical way without a big man, and maybe create some problem in defense to Usman, to Stefan. Yeah, it can be, but we was also preparing to be ready for this, what Pesaro did. So I believe that Usman and Stefan also understand what they need to do, because if you prepare all the week for this and you understand that Pesaro will play only with one player like Mazzola, who is a big guy, but he also shoots 3 points, but also Owens is shooting 3 points. So, and when they put the ball inside to somebody, they also have, like Pesaro, 5 guys around the 3-point shot, so one guy inside and 4 guys around. So, I mean, we will need to adjust. Sometimes you need to be more concentrated and try to push more, understand more what's going on, and put a little bit more effort and concentration in the things that that happens on the court. And for sure against Napoli is going to be a tough game in these terms, that we need to understand what's going on in atmosphere, which will probably be hard to play for the team who comes there, and the team that we already know that has quality because they win the Italian Cup. So
I'm not sure that this is the exactly the big guys that is much different from the guys of Pesaro, but yes, he's more probably big guy than Ford, let's say. Sì, è più probabile, però avevamo preparato anche tutta la settimana la partita sapendo che tipo di giocatori avesse Pesaro e che giocatore avesse in particolare come Mazzola, che era un lungo che tirava da tre punti, anche Owens tira da tre punti, quindi non è una questione tanto di assetto, è questione di essere concentrati, di prepararsi. Noi lo facciamo tutta la settimana a seconda dell'avversario che incontri. Dobbiamo essere più concentrati, sappiamo che a Napoli sarà una partita molto dura perché loro giocano innanzitutto in un ambiente che li spinge molto in casa, che è un ambiente difficile dove giocare per una squadra in trasferta. Hanno grande qualità perché lo hanno dimostrato in Coppa Italia, hanno talento, e quindi sta a noi prepararci al meglio nella via che sappiamo noi. Non tanto, poi può essere che il lungo ti possa dare più riferimento, ma non è la cosa principale. Coach, buongiorno. A proposito di concentrazione, abbiamo notato che gli ultimi minuti dei quarti, gli ultimi di questa partita, c'è stata poca attenzione da parte di giocatori che, pur potendo spendere dei falli, li hanno spesi durante un'azione di tiro. Ecco, questa, partiamo da questo. E poi, visto che c'è bisogno di tutti, abbiamo una rotazione in meno, abbiamo notato dopo la partenza di Gentile, può far più affidamento anche su un giocatore come Raspino? Qual è la sua idea? The first question is about the fouls that in the end of the quarter you spend in a bad way, maybe on the shot, not on the dribble. And maybe the second question, if without Stefano Gentile and one rotation less, you can maybe think to have one more player from the bench. He said Raspino, but I don't know if you another player maybe. It's a suggestion? No, he said Raspino. It's not my suggestion. He said Raspino. Raspino didn't practice the last 3 days, I think, before this game. So, yeah, probably Kaspar could play this game. That's my responsibility, so my choice. And if it's mistake, so it's my mistake. The other thing is, yeah, if you understand that in the end of the first half, we have a three foul, and we received 7 points, and we didn't spend this last fourth foul. So it's clear mistake of concentration, or how to use another word. Okay, I don't care why I should make a foul. But concentration for this level and this point of the season is crucial. Without concentration, I mean, you cannot even go to supermarket. You go to supermarket to buy 10 things, you come home with 6, then I say, oh, I forget this. And then you go back again, and then you forget another 2 things. So instead of one time you go to supermarket, you go 3 or 4 times. So it's the same in the game. If you don't do something, concentrate one time, you receive 2 points, you receive 5 points, you receive 10 points. Until you understand what is happening on the court, you already receive 10 points. And 10 points in today basketball in those kind of games are amazing number of things that you cannot recover in one normal game, especially when you play the way we play on Sunday, without let's say head, without organization, and certain moments without decision that, okay, let's play 5 minutes hard, spend our foul wise, box out, and play just normal basketball. You know, we didn't need to do something extraordinary to win this game, because we went 3 or 4 times in the second half, up 4, up 6, and we couldn't just hold to this 4-6 points difference for another 3 minutes. We go up 6, we receive 2 3-point shots in 30 seconds. So it's really, really difficult to win this game. It looked like everything was ready for us, like somebody else decided, you know. Sì, sembrava che fosse tutto apparecchiato perché finisse così, perché in realtà parto dai falli, abbiamo subito 10 punti quando avevamo 3 falli a carico, 7 punti addirittura di fila quando potevamo spendere ancora un fallo e non l'abbiamo fatto, lui torna ancora
a parlare della concentrazione, come sia fondamentale la concentrazione a questo livello per questo tipo di partite in questi momenti, perché è cruciale in questa parte della stagione, ancora a maggior ragione in questa parte della stagione. Siamo andati 2-3 volte più 6 e non siamo riusciti a chiudere una partita che non avrebbe necessitato di niente di straordinario, ma di essere concentrati e di finire il lavoro che magari avevamo cominciato, avevamo aggiustato. Come andare al supermercato, andare per comprare 10 cose, tornare a casa, averne comprate 6, ritornare al supermercato, ne ho comprate 2, ne ho dimenticate altre 2, ritorno ancora, andare 3-4 volte, non avere la concentrazione e il focus per fare le cose che avevamo preparato. Per quanto riguarda i giocatori, Raspino non si è allenato negli ultimi giorni, quindi difficilmente potrà essere magari pronto per la partita. Caspar potrebbe esserlo, però è una mia responsabilità, è una mia scelta, nel bene e nel male decido io, e quindi Caspar potrebbe essere un giocatore che potrebbe giocare contro Napoli. Sì, coach, visto che ha parlato di singoli, gli chiedo una domanda su McKinney, che da quando è arrivato lei comunque si è avuto un percorso di crescita. Ultimissime battute, sono quasi tutte delle finali, a partire da quella di Napoli. Forse è il momento che la Dinamo le chieda uno step di crescita a McKinney, anche dal punto di vista della responsabilità, della personalità, oltre che del gioco. You said about individual player, McKinney from your arrival is playing really good, is necessitated the last step to be ready and responsibility in the last 4 finals that you are coming to play. Yeah, I believe from this specifically from this break that we have a national team break in February. That he always wore good, he will always very concentrate. And I think this is, I'm very strong believer, if you practice good, you will play good, because you build your confidence during the week individually and as a team as well. And I think Zoe make a very good practice each day. He's trying to be very concentrate. He's also the player who play first time in Europe, so he first time face all these kind of things and daily work like this and the tactic like this, because in NBA, even he was playing, he was not so important player, and probably for him is not very easy, but I'm very happy with his effort, and I think he's one of our more standard players, let's say. Credo che da quando ci sia stata la sosta, che si sia fermato il campionato per le nazionali, per la Coppa Italia, ha lavorato benissimo, ha lavorato ogni giorno, ha lavorato tantissimo, bene, concentrato, e credo fermamente nel concetto in cui se uno si prepara bene, si allena bene, lavora bene, poi in partita sicuramente ha molte più possibilità di giocare bene, perché quello che ha fatto in settimana glielo ha permesso di fare. Lui è chiaro che era la prima volta in Europa, è chiaro che in NBA aveva un altro ruolo, che qui ha ovviamente più responsabilità, però è un basket completamente diverso. Apprezzo moltissimo lo sforzo che ha fatto giorno per giorno e lo sta facendo ancora per migliorare e per migliorarsi, e penso che sia stato quello tra i più, sicuramente con il rendimento più standard elevato da quando sono arrivato io nel corso di queste settimane. Thank you, coach. Grazie. Domenica 12 maggio, l'appuntamento è a Sassari per la Cavalcata Sarda 2024. La tradizionale sfilata per le vie della città, dei paesi dell'isola, vestiti nei colori e negli abiti della tradizione. Vi aspettiamo. Per il cashback apri il conto online Banco di Sardegna. Entro il 31 maggio richiedi la carta e usala per le tue spese. Per te fino a 50 euro di cashback direttamente sul conto. Apri subito il conto online. Più facile, più veloce. Da oggi puoi scegliere Banco di Sardegna. Passa a Tiscali Mobile. 120 giga, minuti illimitati e 100 sms a soli 7,99 euro al mese. E la spedizione della SIM è gratis. Chiama il 130. Seconda parte della presentazione del match contro Napoli, Filip Krušlin. Vedi, giusto, Filip Krušlin. Dopo la partita con Pesaro,
è una partita molto molto importante, forse la più importante delle ultime quattro, essendo a pari punti con Napoli, che può in un verso o nell'altro darvi il là per il finale di stagione. Buongiorno a tutti. Sì, sono d'accordo con te, anche quando noi abbiamo avuto la possibilità per arrivare a playoff, abbiamo guardato questa partita contro Napoli come una che è molto 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 importante per noi, anche per loro, e niente, no, loro non sono in un buon ritmo adesso in questo momento, però è una squadra che è molto forte, hanno vinto la Coppa come voi avete detto prima, e io penso che questo può essere una partita molto molto dura. Prego. Sì, Filippo, hai parlato di Napoli, abbiamo parlato anche con il coach, è una squadra che gioca molto sul ritmo, il controllo del ritmo nelle due fasi, ed è un qualcosa il ritmo che puoi controllare o gestire, soprattutto con la testa, con l'intensità, con le gambe, per voi è anche una prova questo, diciamo, perché a volte siete stati una squadra un po' ondivaga da questo punto di vista. Certo, sì, sono d'accordo, è una squadra che ha tanti giocatori che hanno tanti punti nella mano, quindi è molto importante che noi siamo attenti in ogni possesso e non è difficile a qualche volta, perché hanno giocatori che possono anche tirare da 9 metri e tu non puoi marcare tutto, però se hai una grande focus e fai cose che noi prepariamo questa settimana, penso che abbiamo una possibilità grande per vincere la partita. Contro Pesaro si è avuta l'impressione che stessi più attento in attacco agli equilibri del quintetto, vedi anche i passaggi, che non alla fase realizzativa, tant'è vero che praticamente non ti sei preso tiri. Come mai questa? Una scelta proprio perché vedevi che la squadra aveva difficoltà a trovare il ritmo in attacco, o era una serata in cui non ti sentivi sicuro nel tiro? Ma no, non è questo, è solo che io gioco sempre cosa la partita mi porta, no? Non voglio giocare per forzare qualcosa, se per esempio questa partita non ho una possibilità per tirare, per me non è problema che non ho preso un tiro. La cosa più importante è se noi abbiamo vinto o perso la partita. Però sì, sono anche partite così, prossima puoi prendere 10-15 tiri, non è che ogni partita è diversa, quindi io guardo per fare le cose che sono giuste in momento nella partita. Filippo, abbiamo parlato anche col coach di reazione, no? In settimana dopo la sconfitta in casa, ti chiedo quanto brucia la sconfitta contro Pesaro, perché fondamentalmente era la gara giusta per dare un segnale playoff, è arrivata una sconfitta che anche mentalmente dà proprio fastidio. Ah sì, è difficile quando perdi partita così, che sai che è una delle fondamentali per arrivare a playoff, non è facile perdere partita così. Contro una squadra che in questo momento è l'ultima nella classificazione, però dopo quando la partita finisce tu non devi pensare di questo troppo, devi vedere dove hai fatto gli errori per non fare le stesse errori nella prossima partita, e devi solo guardare avanti. Ci sono altre domande per Filippo? Grazie, tra poco
grazie mille. La presentazione del match della femminile. Passa a Tiscal Immobile. 120 giga, minuti illimitati e 100 sms a soli 7,99 euro al mese. E la spedizione della SIM è gratis. Chiama il 130. Risposte che cerchi possiamo trovarle insieme. Con Cyber Family Reale ti protegge in caso di furto d'identità e truffe online. Prima della sottoscrizione, leggere le condizioni e set informativo su realemutua.it. Tu più Reale Mutua, your next level. Domenica 12 maggio, l'appuntamento è a Sassari per la Cavalcata Sarda 2024. La tradizionale sfilata per le vie della città dei paesi dell'isola, vestiti nei colori e negli abiti della tradizione, vi aspettiamo. Seconda parte della conferenza stampa, diamo il benvenuto a Coach Antonello Restivo e ad Anna Togliani che presentano invece la sfida casalinga di domenica, ultima sfida casalinga della regular season, Coach contro Faenza. Sì, ci apprestiamo a giocare queste ultime due partite, come abbiamo spesso detto vogliamo fortemente vincere per andare ai playoff. Una cosa importante per domenica, ci tengo veramente tantissimo, ho riflettuto molto di questa situazione qua. Lo sapete che io sono un po' un sentimentale, quindi ho riflettuto tantissimo. Secondo me domenica dobbiamo togliere tutti i pregiudizi di chi ce li ha sul basket femminile e devono venire al palazzetto alle 18 per non solo spingere queste ragazze a fare l'ennesimo miracolo, a completare l'ennesimo miracolo di questa stagione dopo aver fatto tantissimo in Eurocup e in campionato, ma soprattutto per renderli omaggio per quello che hanno fatto in questo campionato, perché poi alla fine non sappiamo come andranno queste due partite, perché non lo possiamo sapere adesso, e quindi questa potrebbe essere anche l'ultima partita di questa stagione, quindi sarebbe giusto per queste ragazze venire a applaudirle e mandargli un segnale importante, perché poi alla fine noi sardi ci teniamo molto a queste cose, siamo molto ospitali e dobbiamo anche pensare a queste cose qui. Molte persone, tutti noi abbiamo lavorato tantissimo, le ragazze, il mio staff ha fatto un lavoro incredibile, perché non è facile il lavoro da fare da un punto di vista mentale, questo lo dico sempre, invece c'è stato un lavoro dietro pazzesco, li devo ringraziare tutti. Non si saprà, come ogni anno nel mercato, chi ci sarà l'anno dopo, quindi questo è importante, proprio per questo motivo è importante dare un segnale, è importante esserci, è importante applaudire tutte, perché hanno fatto una cosa meravigliosa. Questo penso che sia la parte più importante della partita di domenica. Poi al di là di tutto cercheremo di vincere la partita, di far valere la nostra qualità, la nostra pallacanestro, però la parte più importante è questo, lo meritano le ragazze, lo meritiamo tutti noi, la società, tutti quanti, togliamoci veramente, perché è inutile nasconderci, perché qua a Sassari si vive di pallacanestro, però c'è questo pregiudizio da parte della pallacanestro femminile, quindi togliamocelo almeno per una volta. Per una volta siamo veramente tifosi della Dinamo e vediamo tutti quanti ad apprezzare quello che hanno fatto le ragazze.
Anna, arrivate dalle vittorie che vi hanno smaridato fiducia, vi proiettano a giocarvi tutte queste ultime due partite, cosa ti aspetti nella serie di domenica? Ma allora sicuramente avevamo bisogno di vincere per ritrovare un po' di fiducia e come sempre le vittorie aiutano. L'ultima arriviamo da una sconfitta, sì, in un campo difficilissimo, però secondo me stiamo lavorando bene in queste settimane. Ovviamente queste due partite che mancano sono di un'importanza altissima, sappiamo la posta che c'è in gioco. E niente, noi stiamo lavorando come sempre, il clima è sereno, ma questo ci è da tutta la stagione che ci danno mano il nostro staff, a parte la pioggia ogni tanto, a parte quella, sì, e quindi niente, noi stiamo lavorando bene, siamo concentrate e sicuramente l'obiettivo è di riuscire a portare a casa entrambe le partite, però ragioniamo giorno per giorno, quindi il nostro focus è sicuramente su Faenza. È una squadra comunque tosta. Questa stagione diciamo che sta perdendo tante partite all'ultimo, e quindi insomma noi sappiamo che non dobbiamo sottovalutare nessuno e saremo pronti al 100%. Ecco. Domande? Sì, per Anna, l'impressione personale è che ha iniziato la stagione come cambio di Carangelo o eventualmente Spalla nel quintetto con due play, la stai finendo come protagonista, nel senso che sei riuscita a ricavarti uno spazio importante anche a livello di personalità all'interno del quintetto. Sì, diciamo che è stata una stagione un po' strana, nel senso che il coach è giusto che mi utilizzi per come pensa che possa funzionare meglio la squadra, quindi io indipendentemente da che ruolo vuole darmi o come possa essere utile in campo ci provo sempre al 100%, quindi questo il mio intento è sempre di ripagare la fiducia che mi viene data, ecco. Non so se Antonello... Sì, ma io di Anna ho parlato tantissime volte, nel senso che io l'ho fortemente voluta qua e secondo me lei ha fatto una crescita, ho cercato, come ha detto lei, io cerco poi alla fine di vincere il più possibile, ho cercato di utilizzarla soprattutto all'inizio insieme a Deborah, perché mi servivano due per creare più il gioco, poi dopo quando siamo arrivati invece ad altri tipi di situazioni dove c'era magari bisogno più di fisicità, allora ho preferito alternarla. Anna ovviamente ha davanti a sé tante cose che deve far meglio, deve migliorare, ma come tutte, però sicuramente secondo me ha fatto una stagione strapositiva, perché alla fine non è facile cambiare completamente anche il modo di giocare, perché poi alla fine anche quello, lei giocava in un'altra maniera, giocava con un sistema completamente diverso, capisco che non sia facile, però da questo punto di vista lei è sempre stata, ha avuto uno step per me molto importante e molte volte è stata, e spero anche in queste due partite possa essere importante per cercare di fare quelle cose che alla fine lei sa fare e alla fine le chiediamo di fare. Sì, coach, messaggio particolare quello iniziale, poi magari sono io che sono un uomo di malizia. Era un sassolino? Cioè si è tolto qualcosa, quei pregiudizi o cosa? No, non era nessun sassolino, era semplicemente una ripeto, una cosa che si sa, perché alla fine è una cosa normale, si sa benissimo che lo sport femminile non è visto come lo sport maschile, quindi, ma questo non è che non c'è nessun sassolino, sarebbe troppo facile, nel senso che si vedono i numeri, ma non solo qua a Sassari, dico in generale, parlo anche di Bologna, noi abbiamo giocato l'ultima partita a Bologna, praticamente sembrava di giocare in un deserto totale, quindi ci sono ovviamente delle situazioni dove
a molti il basket femminile non esalta più di tanto, non piace, non diverte, diciamo così, ma questo è una cosa normale. Io quando io ho iniziato nel basket maschile, quando stavo nel maschile, il basket femminile non lo volevo neanche vedere, quindi pensando che fosse un altro sport, e quindi ci sono queste cose qua. Allora a me semplicemente io vorrei che ci fossero al palazzetto non soltanto le persone che ci sono sempre, non soltanto le persone che praticano pallacanestro, come le bambine, tutte quante che ci sono stupende, ogni volta arrivano, ma anche le persone che generalmente non vengono, proprio per attribuire un saluto, un applauso a queste ragazze che hanno fatto una stagione per me pazzesca, clamorosa, eccezionale. Quindi semplicemente questo, non c'è nessun sassolino, assolutamente. Potresti, visto che insomma qualche rookie interessante è arrivata in Sardegna, potresti provare con Caitlin Clark, così tiriamo su tutto il... Ma sai, questo è un discorso, io un anno a Cagliari portai Samantha Pralis, che è una giocatrice che non potete neanche immaginare di quanto sia incredibile. Tra l'altro è l'unica ancora, è quella che ha il record di 51 punti segnati proprio in Serie A, proprio col CUS Cagliari. Nonostante ciò, vi dico, c'era più gente all'allenamento che alla partita, quindi questo è una cosa che, ripeto, ci sono dei pregiudizi, questo senza alcun dubbio, ma non è una cattiveria, è un dato di fatto, e dobbiamo cercare anche questi di toglierli. Se riusciamo, se non riusciamo tutta la stagione per tanti motivi, questa volta qua lo possiamo fare, poi dopo c'è la Dinamo maschile, subito dopo magari veniamo qua a vederla, a bere assieme e a guardarci la partita assieme, così facciamo anche un po' di spot. No, una domanda per entrambi, visto che abbiamo parlato solo del clima, parliamo anche dell'avversario, perché è vero che la classifica racconta qualcosa, però è anche vero che arrivate da una sconfitta contro un avversario difficilissimo, che ha interrotto però un'ottima striscia di risultati, e c'è un Faenza che, l'ha detto forse Anna, l'ho accennato, non va assolutamente sottovalutato. Chiavi della partita? Io? Parto io? Sì. Allora, no, assolutamente Faenza non va sottovalutato, ma... ovviamente volevo evidenziare quella situazione che per noi è più importante, proprio per una questione anche sentimentale. Faenza è un'ottima squadra, è una squadra che ha fatto un campionato secondo me al di sotto, nel senso che poteva avere dei punti in più, molte partite li ha perse, come ha detto Anna. Contro Venezia all'andata ha perso, mi sembra, l'ultimo secondo, molte partite ha perso veramente all'ultimo minuto. È una squadra dove ha la capacità di attaccare il ferro uno contro uno, sono tutte due o tre giocatrici molto 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 brave in questo, ha la capacità di essere molto efficace da un punto di vista di uscita blocchi con Marzia Tagliamento, di post basso con Marzia Tagliamento, ha la capacità di attaccare da tre punti con tutte le due playmaker. Le chiavi saranno probabilmente la nostra aggressività. Noi dobbiamo essere aggressivi, dobbiamo cercare di subito mettere la partita nella nostra idea di pallacanestro, quindi un'aggressività difensiva, e poi in attacco dobbiamo leggere bene, perché comunque una squadra che ti concede determinate cose, e noi dobbiamo essere bravi a metà campo a leggerle, a attaccare gli spazi, a vedere le cose che loro ci possono concedere. La partita di andata è stata una partita molto dura, dove noi alla fine siamo riusciti ad avere un break positivo
solo esclusivamente per episodi negli ultimi 5 minuti, quindi è una partita sicuramente tosta, ma quest'anno non ho mai visto un campionato così equilibrato, al di là delle top 3, tutte quante se le sono giocate. Domenica scorsa Geas ha rischiato di perdere contro Milano, quindi è un campionato molto equilibrato, un campionato che ovviamente devi affrontare tutte le partite con la massima lucidità e la massima concentrazione. Ma sicuramente dobbiamo fare un'ottima prestazione a livello difensivo, perché è da questa che poi riusciamo a prendere più energia in attacco ed essere più fluide, più sicure, ecco, anche sui tiri che solitamente i nostri. E niente, ovviamente sappiamo il loro valore, come dicevo prima, e i loro punti di forza. E niente, però noi come sempre dobbiamo essere concentrate su noi stesse e cercare di mettere fin dal primo minuto tanta intensità, ma questo su sicuro non mancherà data l'importanza della partita, ecco. Posto? Ci vediamo, venite, non perdetevi niente. Domenica 12 maggio, l'appuntamento è a Sassari per la Cavalcata Sarda 2024. La tradizionale sfilata per le vie della città dei paesi dell'isola, vestiti nei colori e negli abiti della tradizione. Vi aspettiamo. Per il cashback apri il conto online Banco di Sardegna. Entro il 31 maggio. Richiedi la carta e usala per le tue spese. Per te fino a 50 euro di cashback direttamente sul conto. Apri subito il conto online. Più facile, più veloce. Da oggi puoi scegliere Banco di Sardegna. Passa a Tiscalimobile. 120 giga, minuti illimitati e 100 sms a soli 7,99 euro al mese. E la spedizione della SIM è gratis. Chiama il 130.